Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi, 28ª giornata di campionato. Ieri sera si è disputato il big match tra Atalanta e Lazio. L'Inter ha fatto una partita assurda contro il Sassuolo. La Roma, sorprendentemente, ha vinto contro la Sampdoria. Quindi, il 27º turno lo abbiamo già chiuso con i match di ieri e si riparte subito a bomba perché domani si comincia con la Juventus e poi tutte le altre partite il sabato e la domenica. Ci vediamo tutto lo studio subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo insieme a me il libraccio di metodo Stats for Bets che tiriamo qui sotto. 28ª giornata che si preannuncia per la lotta a scudetto, un po' potrebbe già diventare decisiva perché la Lazio ospita la Fiorentina, che non è un avversario facilissimo. La Juventus ospita il Lecce e rischia di andare in fuga. Abbastanza clamorosa la sconfitta a Bergamo, non perché la Lazio non possa perdere, ma perché vinceva 2-0. L'Atalanta poi ha recuperato. Ancora più clamoroso l'Inter che è riuscita a non vincere contro il Sassuolo. Quindi giornata che è stata super favorevole alla Juventus. Ci guardiamo tutto direttamente sul tablet, quindi ti attivo la visualizzazione e ti porto all'interno di OneFootball. OneFootball è un'app gratuita, trovi il link per scaricarlo sotto in descrizione. Sotto nella descrizione, tra l'altro, sta andando molto bene perché mi hanno concesso nuovi posti liberi, anche il link per accedere ai miei sponsor che ti regalano un mese di Superfoglio. Trovi tutto sotto OneFootball e link. Allora, Juventus-Lecce, abbiamo detto già domani sera. Poi c'è Brescia-Genoa, che è praticamente l'ultimissima chiamata per il Brescia, proprio disperato. Cagliari-Toro, Lazio-Fiorentina per l'appunto, e poi tutti i match di domenica. Io direi che in questo video, siccome non c'è un vero e proprio big match da analizzare, non c'è una partita più bella delle altre, potremmo farci tutte le partite fino a domenica 28, Roma-Milan, e poi un altro video con le altre 5. Le dividiamo 5 e 5 per evitare di fare un video enormemente lungo che poi magari diventa più difficile, più complicato da seguire. Allora, vediamo un po' di dati al Superfoglio. Juventus Lecce, ragazzi, io neanche voglio guardare i dati, cioè che diciamo? Non diciamo nulla, cioè Juventus Lecce. Ci sarà over probabilmente, non lo so, forse eviterei l'over 2.5 solo perché magari per la stanchezza e quant'altro, quindi over 1,5 per stare tranquilli, ma vince la Juve. Più interessante credo che possa essere Brescia-Genoa. Andiamo un attimo la classifica. Genoa sta sempre a pari punti con Lecce, entrambe abbastanza disperados. Beh, oddio, Lecce in realtà andrà a Torino cercando di fare i miracoli, però non è facile. E il Brescia invece è l'ultima speranza proprio per provare una salvezza che già di per sé è disperata, deve vincere col Genoa. Contro la Fiorentina non ha disputato una brutta partita. Continuiamo a guardare i dati della stagione globale, non ancora dell'algoritmo post-Covid, per il semplice fatto che hanno disputato una sola partita, l'algoritmo con una sola partita, che indicazioni potrebbe darci? Le quote sono molto alte, favoriscono il Genoa, che onestamente, visto contro il Parma, io tenderei più a favorire il Brescia che non il Genoa. Molto equilibrato sull'under over e probabile vedono il gol. Io questa più cautelatamente, visto che sarà comunque una battaglia in particolar modo per il Brescia,
il Genoa, beh, in realtà non può neanche accontentarsi di un punto. Secondo me un paio di gol, una partita di questo genere, con tutte le tensioni e quant'altro, un paio di gol ce li regala, dai, penso che ci possano stare. Cagliari-Torino. Cagliari-Torino. Il Torino si è ripreso dalla mancata vittoria contro il Parma, vincendo comunque, soffrendo, ma comunque anche vincendo contro l'Udinese. Il Cagliari invece, così e così, non vive un momento brillantissimo, per quanto la sconfitta di Verona sia stata poi soppiantata da vittoria contro la Spal, ma vittoria contro la Spal arrivata al 93esimo, insomma, no, l'ho vista, cioè ne parlo così perché ho visto un pezzo di partita e era praticamente la morte, noiosissimo. E il Cagliari sta tranquillo per il semplice fatto che all'inizio del campionato aveva fatto una partenza super, quindi si può concedere qualcosa. È molto 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 equilibrata come partita, lo vediamo anche dalle quote. Io rischierei una X primo tempo. Sono due squadre che, se portano via un punto, bene o male in classifica fa comodo a tutte e due, perché stanno 31 il Toro, 35 il Cagliari, quindi sì, se ne vanno verso la salvezza con un pareggiotto, secondo me potrebbero tranquillamente, leggermente spostata verso il Cagliari, però io mi rischierei la X primo tempo. Non, cioè, in realtà questa partita non la utilizzerei, è talmente equilibrata, non mi piace molto la configurazione, però X primo tempo potrebbe essere un rischio calcolato. Lazio-Fiorentina, questa è interessante perché dovremo valutare la reazione emotiva della Lazio. Cioè, stare 2-0 a Bergamo contro il Papu e poi perdere 3-2 così per la lotta a scudetto, se vinceva veramente la Juve rischiava. Perdendo a livello psicologico rimetti in moto tutto l'opposto, potresti rischiare di cedere un po', però è pure vero che non, anche se non puoi vincere lo scudetto, non puoi permetterti di non arrivare secondo. A quel punto devi arrivare secondo, devi mantenere il distacco dall'Inter, non solo per la Champions diretta, ma proprio per una questione di prestigio della squadra. Quindi la Fiorentina vista contro il Brescia, anche quella bruttarella forte. Io onestamente questa vittoria della Lazio mi sembra che ci dovrebbe stare. Cioè, sarebbe veramente clamoroso se fai tutta la preparazione post-Covid alla vittoria dello scudetto, poi perdi una partita contro una squadra che comunque è fuori dalle norme, perché l'Atalanta è qualcosa che va fuori le norme, la perdi male e butti tutto all'aria. Quindi sarebbe assurdo, e perciò penso che la Lazio possa tornare a vincere, guardando anche i numeri, per quel poco che li abbiamo guardati, ma proprio a livello di testa, a livello mentale. Molto interessante invece è Milan-Roma. La Roma aveva cominciato come mi aspettavo, ossia non benissimo, e il Milan ha strapazzato il Lecce, anche se insomma è stata un po' nel finale la vittoria del Milan, però che poi ha dilagato, perché all'inizio il Lecce ha anche cercato di combatterla. Insomma, il Lecce in questo momento è l'unica squadra che può contendere la salvezza al Genoa e alla Sampdoria, perché la Spal e il Brescia stanno obiettivamente molto dietro. Quindi è un bel test, sia per noi che per il Milan, per noi della Roma. Se guardiamo le statistiche, infatti, la cosa particolare è che
il superfoglio ci consiglia la copertura sulla 1X, quindi non è una 1X consigliatissima, però la statistica della vittoria è più alta quella della Roma. Queste sono le sottofrequenze che, in base a come vengono offerte le quote e in base a quelle che sono i range statistici, ci dicono che storicamente le partite finite in questo modo, anzi configurate in questo modo, si appoggiano sulla 1X, ma quando c'è il copri è molto equilibrata la questione. Mi sembra un paio di quote interessanti per valutare l'esito gol. Secondo me l'esito gol in questo match ce l'abbiamo. È una partita in cui non mi sorprenderebbe neanche l'over 2.5. Il Milan sta un po' meglio atleticamente perché ha ricominciato a giocare prima della Roma. Quindi o il gol o l'over 2.5 non sarebbero malvagi. Non voglio andare sul 2.5 semplicemente perché non mi fido totalmente poi della tenuta di partite così strette, quindi c'è sempre un po', hanno fatto over in quest'ultima, però il tempo per recuperare è veramente poco, soprattutto a Roma i giocatori potrebbero accusare, mentre quelli del Milan hanno rodato un po' di più. Secondo me questa, purtroppo, una 1x over 1.5 ce la vedrei bene, però voglio comunque provare ad assecondare un po' la Roma. Accenderei il gol, perché pure quello non mi dispiace. Un po'. Vabbè, accendiamo questo gol, secondo me, perché comunque, vista contro la Samp, quantomeno ci abbiamo messo molta grinta. Non è stata una brutta partita. Poi in generale la vedrei leggermente spostata sul Milan e con un paio di gol in cantiere. E con questa direi che possiamo chiudere il video. Ci vediamo gli altri 5 match, tanto questa giornata, abbiamo detto, non abbiamo un big match in particolare da studiare. Ci vediamo gli altri 5 match, magari in un video che faccio uscire domani, così ho un po' più di tempo per far muovere le quote, perché altrimenti le quote di domenica, studiarle oggi che è giovedì, è un po' troppo presto. Invece magari se lo giro domani sera, abbiamo dato un po' di tempo al mercato di muoversi, anche se non è tantissimo tempo. Io lo dico sempre, i video su YouTube non sono necessariamente scommesse che poi metterei in cassa, perché secondo me in maniera professionale si studia il match il giorno stesso per vedere le quote che il giorno stesso il mercato ci offre. Facendolo qualche giorno prima possiamo studiare le statistiche, le quote iniziali, un po' di movimenti, però è sempre opportuno secondo me farlo il giorno stesso. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.